Con un'ordinanza ministeriale sugli esami di Stato e con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nel tardo pomeriggio del 2 febbraio, il Governo lancia un messaggio chiaro alle scuole, agli insegnanti, alle famiglie, agli studenti. Stiamo uscendo dalla emergenza e poco per volta la didattica a distanza potrebbe diventare un lontano ricordo. Il decreto legge contiene infatti un lungo articolo, il numero 6, con le nuove regole per la gestione delle quarantene. Nelle scuole dell'infanzia, fino a 4 casi di positività, le attività proseguiranno in presenza. Dal quinto caso, le attività saranno sospese per 5 giorni. Nella scuola primaria la didattica a distanza verrà avviata dopo 5 casi positivi, mentre per la secondaria se si superano i 2 casi. Ad ogni modo, la didattica a distanza riguarderà soltanto gli studenti non vaccinati e durerà 5 giorni. L'intento del governo era anche quello di semplificare le regole, ma ad una prima lettura del provvedimento non sembra che questo obiettivo sia stato raggiunto, anche perché per il momento non è ancora chiaro come si dovranno gestire le diverse situazioni nella fase di passaggio dalle disposizioni attualmente in vigore a quelle previste dal decreto. Per esempio, la nuova regola sulla durata della DAD di 5 giorni riguarderà anche le classi che in questo momento sono in DAD per 10 giorni? Non lo sappiamo, ma è probabile che nelle prossime ore sarà lo stesso ministero a fornire i chiarimenti del caso con una apposita circolare. Sulle nuove regole si deve però registrare la presa di distanza da parte della Lega, i cui ministri hanno preferito addirittura non partecipare alla decisione finale. I presidenti regionali della Lega hanno scritto al governo per sottolineare che in questo modo si creano discriminazioni di non poco conto fra alunni vaccinati e non. Anche se per la verità questa accusa è già stata respinta dai ministri Bianchi e Speranza, ma la polemica prosegue e anche il sottosegretario Sasso ha dichiarato il suo dissenso dalla decisione. La presa di posizione di Rossano Sasso fa il paio con quella dell'altra sottosegretaria Barbara Floridia, che protesta per la decisione del ministro di tornare all'esame di Stato da svolgersi di nuovo con 2 prove scritte e una orale. Anche in questo caso lo scopo del ministro, ma per la verità dell'intero governo, è quello di rassicurare il mondo della scuola sul ritorno alla normalità. Gli studenti però non ci stanno. Sentiamo cosa ha detto uno di loro alla diretta organizzata dalla nostra testata pochi giorni fa. Noi non possiamo che essere contrari alla reintroduzione in questi termini delle prove scritte, ma per un motivo molto semplice. La reintroduzione delle prove scritte, come diceva qualcuno, è la pretesa di una normalità che non esiste in realtà. Nel senso che, numero uno, il Covid tuttora c'è nelle nostre scuole e tuttora continua a creare disagi fra classi in DAD, classi in didattica mista, autosorveglianza, eccetera, eccetera. Ma soprattutto non dobbiamo dimenticarci che le studentesse e gli studenti che quest'anno affrontano l'esame di Stato, le maturande e i maturandi, sono forse quelli che hanno subito di più la pandemia. Nel senso che negli ultimi 3 anni, quindi in tutto l'arco del triennio di queste ragazze e di questi ragazzi, hanno vissuto con il Covid e quindi prima con la chiusura totale generale delle scuole, poi con le chiusure a singhiozzo dell'anno scorso e quest'anno con una situazione sicuramente migliore, ma comunque estremamente confusionaria ed estremamente frammentata. Come si fa a pensare che i maturandi del 2020 abbiano avuto un certo tipo di esame, i maturandi del 2021 abbiano avuto un certo tipo di esame, mentre invece quest'anno, pur di raccontarci che tutto è tornato alla normalità, sulla pelle di queste ragazze, di questi ragazzi che da 3 anni ormai subiscono le peggiori conseguenze del Covid, perché sono questi ragazzi qui, questa generazione di maturandi qui, che ha subito 3 anni interi di Covid, invece si possa tornare serenamente e tranquillamente alle prove scritte. Ecco, su tutto questo noi ovviamente continueremo a tenervi informati perché questo è il tema del giorno, il tema del momento, quindi continuate a seguirci sul nostro canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Continuate anche a mandarci le vostre lettere, i vostri documenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come di consueto.